Onore a Materazzi che perlomeno è onesto con se stesso e non nasconde la sua indole da onesto e prescritto soprattutto. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera Juventini de mi corazon, how you doing? Come state? E buon 6 maggio perché il 6 maggio è una bella data, è una data importante, ma allo stesso tempo è una data che ci ricorda brutti episodi, brutte cose sono successe il 6 maggio e ne parleremo poi alla fine del video perché prima trattiamo le cose più importanti e più attuali, no? Il vostro Andrea Stai Calma da New York come sempre, prima di una partita molto importante, se no, per non dire fondamentale, big match contro l'Atalanta, un'Atalanta informissima come sempre, l'Atalanta di Gasperini, tosta, l'Atalanta che porta ritmo e che porta intensità sul campo quando scende sul campo e un'Atalanta che appunto si sta giocando il suo posto in Europa, nell'Europa che conta, quindi che ha bisogno, non solo viene da tre vittorie consecutive, ma ha anche bisogno di tre punti e di continuare questa striscia positiva in cui si trova in questo momento. Atalanta con cui non riusciamo a vincere da non so quante partite, signori, quindi ancora più tensione, ancora più motivazioni nell'andare ad affrontare i nero-azzurri, un'altra motivazione, il colore che ci deve accendere come il rosso accende il toro, questo dobbiamo essere sul campo, andiamo a combattere contro una squadra informissima e per noi come per loro è una partita fondamentale per vari fattori, per varie ragioni. La prima di campo è il fatto che come loro ci stiamo giocando il nostro posto in Europa e dovremmo cercare di approfittare di tutti gli eventuali scivoloni che le nostre avversarie faranno in queste 5 partite, cercando di posizionarci, scusatemi, il più in alto possibile in classifica, perché questo è, come dico sempre, nelle nostre mani, è qualcosa che possiamo effettivamente conquistare noi. Quello che invece non dipende da noi è quello che sarà la sentenza, se ce ne sarà una, perché la Corte non ci fa sapere niente apparentemente, sembra che sia molto difficile trovare delle motivazioni appropriate che giustificano l'eventuale appunto sentenza che ci tolgano i punti o che ci diano una multa, non lo so, io spero che la Juventus lotti con tutti i mezzi che abbia legalmente, con rispetto civilmente, ma che non lasci neanche un punto così irrisolto, che lotti fino alla fine come i ragazzi devono lottare sul campo, proprio per questo motivo per cui non possiamo sapere quello che ci succederà e quanti punti ci verranno tolti, se ci verranno tolti, in questo momento non ci resta che testa bassa, pedalare e cercare di conquistare più risultati possibile, fare più punti possibile sul campo per posizionarci lì. Questa è la prima ragione che ovviamente è ovvia a tutti quanti, sappiamo tutti quella che è la situazione che stiamo vivendo. La seconda ragione per cui questa partita è di particolare importanza per noi, secondo me, è il fatto che giovedì ci aspetta la semifinale di andata contro il Siviglia. Questa è una partita che non c'è bisogno di dire, che è più che importante perché potrebbe rappresentare una risoluzione di una stagione andata male, no? Quindi quale miglior modo di preparare la partita contro il Real Madrid dell'Europa League, il Real Madrid della Coppa UEFA, se non giocando contro un Atalanta che non riusciamo a battere da diverso tempo, un Atalanta che è in grandissima forma e un Atalanta che appunto ci allenerebbe a tenere i ritmi
ad alta intensità. Quindi, come sempre, cerco di portarvi non tanto i fattori positivi in questo caso, ma quelle che dovrebbero essere le nostre motivazioni sul campo. Quindi, per favore, ragazzi, fatemi vedere un po' d'orgoglio, come avete fatto nelle ultime due partite. Continuiamo su quella strada e cerchiamo di migliorare poco a poco. Dušan, ti sei sbloccato, te lo dico io, è chiaro, hai fatto un gol da bomber, da centravanti vero, di classe, di razza, di qualità, ci sei, vai, adesso faccene due contro l'Atalanta e andiamo, continuiamo su questa rotta, non soltanto fino alla fine del campionato, ma anche all'inizio di quello prossimo in cui starai ancora vestendo la nostra gloriosa maglietta a strisce bianco-nere. E parliamo, dopo aver parlato della partita che ci aspetta domani, parliamo soltanto per un paio di minuti di questi fantastici interisti che ci hanno popolato la timeline di Twitter con il rigorino di Ronaldo non dato contro il Chievo, che l'hanno visto soltanto loro, comunque, che ti fanno vedere pezzetti di partite che secondo loro erano rubate nel 2002, perché hanno detto, visto che siamo riusciti a farlo con le plusvalenze, visto che Calciopoli comunque è risultata essere tutta una storiella che hanno costruito così pezzo per pezzo, vediamo se riusciamo a buttarci dentro anche il 5 maggio, no? Che magari non è troppo tardi. E il più grande di tutti, come era prevedibile, perché probabilmente è quello che dal 5 maggio ha subito più di tutti, che ha sofferto più di tutti, abbiamo visto le lacrime in campo, abbiamo fatto vincere lo scudetto, diceva Materazzi ai giocatori della Lazio, a Nesta, no? Incazzato perché non gli avevano lasciato vincere quell'ultima partita che avrebbe significato finalmente scudetto per lui. Ma vedete, questo era il 5 maggio, una settimana di preparazione a una partita, appunto Lazio-Inter a Roma, dove tutti davano per scontato che la Lazio non avrebbe giocato, tutti hanno dato per scontato che l'Inter scendeva in campo da campione d'Italia, dove i tifosi stessi avevano riempito lo stadio, sia laziali che interisti, di bandiere nerazzurre, tutti tifavano uniti contro la Lazio e pro Inter. In questa situazione surreale, secondo me, la lezione che gli interisti, alcuni interisti, non tutti, perché c'è stata anche una bella intervista che ho letto sul Corriere della Sera, di cui magari parleremo, però alcuni interisti non hanno saputo trarre una lezione importante da quello che è stato il 5 maggio, e cioè che non è finita finché non è finita. Quindi o lotti fino alla fine e dimostri di meritartelo fino alla fine, o se no, mi dispiace, ma quando l'hai perso per colpa tua. Purtroppo Materazzi questa lezione non è riuscito mai a impararla, e non credo che sia sua volontà, perché la sua intenzione è semplicemente quella di giustificare quelli che sono stati i fallimenti, e probabilmente quello è stato il fallimento più grande della sua carriera, lo possiamo dire, no? Mi immagino che sia ancora difficile al giorno d'oggi dover avere a che fare con quei pensieri, dover lottare contro quei pensieri negativi. Però Materazzi, nella sua dichiarazione, ha detto qualcosa di vero, che dimostra anche qual è la mentalità sua, quali sono i suoi valori civili, diciamo. Ha detto una cosa vera con cui mi trovo pienamente d'accordo. Materazzi ha detto: a me non fa male il 5 maggio perché rappresenta l'inizio delle nostre vittorie. Adesso io penso che molti di voi non abbiano capito quello che lui sta cercando di dire, ma vi riporto al servizio di Report l'inizio, proprio i primi due minuti del servizio
di Report su Calciopoli, se voi ascoltate, parla di come l'Inter, non sapendo giustificare i propri insuccessi se non con lo strapotere di Moggi, si rivolge a Bergamo e Pairetto per cominciare una collaborazione che avrebbe iniziato la Seconda Repubblica del calcio italiano. Questo è l'inizio del servizio di Report, ve lo potete andare a prendere e ve lo vedete, non c'è bisogno che ve lo metta io. E quindi Moratti, che il giorno dopo il Calciopoli, il 6 di maggio appunto, ed è per questo che inizialmente vi dicevo è una bella data di felicità, però non mi ricorda semplicemente il primo scudetto di Conte e tutte quelle emozioni e quelle gioie. Il 6 di maggio purtroppo mi ricorda anche il giorno dopo il 5 di maggio, e quindi il giorno in cui comincia effettivamente Calciopoli, in cui Moratti chiama Bergamo e inizia quello che sarebbe stato poi tutta una reazione a catena con Tavaroli eccetera eccetera. La storia è troppo lunga, non la posso mettere adesso in questo video, però questo per dire, sono d'accordo con Materazzi ed è incredibile come lui orgogliosamente riconosca questa specie di merito, no, dell'Inter, di aver iniziato una cospirazione nei confronti di una contendente. Perché quello era il sistema Moggi che rubava e impediva a tutte le altre di vincere il campionato. Adesso, a parte l'Inter che ha buttato lo scudetto a Roma, come abbiamo ricordato e come ricordiamo fortunatamente tutti gli anni con felicità, quando Materazzi piangeva e diceva a Nesta avevo fatto vincere lo scudetto, si riferiva a 2 anni prima, l'ultima partita di campionato in cui il Perugia vinceva 1-0 sulla Juventus in una piscina a Renato Curi, in cui Collina ha fatto un'opera d'arte nel tenere la partita sospesa per 1:40 e poi l'ha fatta giocare su praticamente 4 centimetri d'acqua, in cui la palla non era ingiocabile praticamente. E quella partita, Materazzi giocava nel Perugia, vincendo 1-0 contro la Juventus, garantiva la vittoria della Lazio di Sven-Goran Eriksson, credo, se non mi sbaglio, non mi ricordo. Vittoria della Lazio e vittoria l'anno successivo della Roma. L'anno prima della Lazio aveva vinto il Milan. Allora io dico, in 4 anni vince Milan, vince Lazio, vince Roma e praticamente vince Inter, se non l'avesse buttata all'Olimpico contro la Lazio. Questo strapotere di Moggi di cui parlavate, per cui avete cominciato tutte le vostre inchieste che hanno portato a quella che per me è definibile solo come Farsopoli, dov'è? Cioè, non funzionava questo strapotere, queste storielle che ci avete raccontato fino oggi. Onore a Materazzi, che perlomeno è onesto con se stesso e non nasconde la sua indole da onesto e prescritto soprattutto. Detto questo, penso che abbiamo allungato abbastanza questo video con discorsi che non c'entrano niente con la partita, quindi forza Juve fino alla fine, andiamo a vincere contro l'Atalanta e come sempre vi lascio con le solite 3 regole: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli.